Se state cercando un proiettore top di gamma che costi meno di 2000 euro, che proietti in 4K, sia super silenzioso e che abbia anche la modalità 3D, allora questo GMJO N1 Ultra è il device che stavate aspettando. E se tutto questo non vi dovesse bastare, vi informo che è dotato di Wi-Fi di sesta generazione per connessioni rapide e veloci, il gimbal integrato e l'autofocus istantaneo, così in qualsiasi posto lo posizionerete, sarà sempre messo a fuoco in maniera automatica. Ringrazio Geekmall per avermi dato la possibilità di recensire questo gioiellino. Per quanto riguarda il video di oggi, l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing e andremo a scoprire il contenuto della confezione, e nella seconda parte andremo a fare direttamente il test di proiezione. Mamma mia, non vedo l'ora. Prima di partire vi svelo il prezzo, perché attualmente è in offerta tempo, e se lo acquisterete nei link che vi ho lasciato in descrizione e nel primo commento avrete 100 euro di sconto. Lo pagherete 1799 invece di 1899. E tra l'altro vi consiglio di dare un'occhiata, perché ha veramente tantissime offerte sui prodotti di tecnologia a tutte le principali categorie, come monopattini, computer, monitor, stampanti 3D, robot per la cucina e anche bici elettriche. Come avete visto, hanno praticamente di tutto. E vi svelo anche che hanno il magazzino in Europa, per cui se acquisterete nel loro sito, in meno di una settimana vi arriverà il prodotto senza avere rotture di scatole o tasse doganali da dover pagare. Andiamo a aprire questa valigetta con la comoda apertura laterale, vediamo cosa c'è all'interno. Ovviamente non può mancare il nostro bellissimo proiettore, come vedete anche il gimbal che si può muovere ed è anche comodo da tirar fuori. Per quanto riguarda invece l'altro materiale, troviamo il cavo di alimentazione dotato di presa tedesca, il telecomando, anche questo ben imbustato, lo andiamo ad estrarre. Vi informo però che le pile non sono presenti in dotazione, ha una struttura molto minimalista e questo mi piace, è anche leggero ed ergonomico. I tasti sono pochi ma essenziali, perfetti per avere pochi fronzoli e massima resa. Non può mancare anche l'alimentatore, guardate che bel bestione. E ultimo ma non per importanza, il manuale di installazione, e sono anche felice di farvi vedere che è anche presente la lingua italiana. Per quanto riguarda la sua struttura, adoro tantissimo queste linee squadrate che mi ricorda un po' Wall-E della Disney. Per quanto riguarda anche la resistenza, devo dire che è quasi tutto in metallo, c'è pochissima plastica, infatti lo si capisce dal peso, perché ha un peso totale di 4,5 kg. Per quanto riguarda le dimensioni, ha una larghezza di 24, uno spessore di 23 per un'altezza massima di 20 cm. Una delle sue caratteristiche più uniche che rare è la presenza del gimbal integrato. Lo potete ruotare a 360 gradi, guardate che spettacolo, ma non solo, perché lo potete inclinare in verticale fino a 135 gradi. E grazie anche alla correzione trapezoidale automatica avrete sempre la visione del display perfettamente rettangolare. Nella parte posteriore abbiamo la griglia per dissipare il calore, uno slot USB, due HDMI e lo slot per l'alimentatore. E ora non ci rimane altro che iniziare il test. Sono in sala, adesso mi tuffo sul divano. Come vedete ho già acceso il proiettore. Questa che vedete è l'home page principale del proiettore, molto simile al Fire TV, e col telecomando potete attivare tutti i vostri abbonamenti come Netflix, YouTube, Prime Video. Ma adesso state comodi, perché andiamo a fare un super test in Ultra HD con uno dei film più belli di sempre. Ed ecco il film che ho scelto, ovviamente lo riconoscerete tutti, ma guardate che definizione, guardate la profondità. Cioè, spero che si veda bene dalla telecamera, mi provo anche a avvicinare lateralmente. Guardate le dimensioni, e qua siamo a 90 pollici, pensate che questo proiettore può arrivare anche a una proiezione di 150 pollici. Comunque è veramente un'esperienza che vi consiglio almeno di provare una volta nella vita. Vado ancora più vicino, e il bello è che più vi avvicinate e non è che sgrana, guardate anche da 10 cm, queste linee che si vedono è solo dovuto alla registrazione, ma non sono imperfezioni del proiettore. E tra l'altro sto proiettando direttamente sul muro, neanche su un telo di proiezione, per cui la potenza è veramente tanta tanta roba. Adesso vi porto anche a fare un tour su YouTube, così vi faccio vedere anche la velocità di connessione, perché questo proiettore, come dicevo durante l'introduzione, ha il Wi-Fi di sesta generazione. Allora, direi di scegliere questo.
Oh mio Dio, guardate che spettacolo! Sembra di avere lo squalo davanti al divano. È qualcosa che secondo me non riesco a spiegare a parole l'emozione che sto provando a guardare questo video in questa definizione. Guardate anche i lupi. È come avere un cinema super professionale direttamente nel salotto di casa. Voglio vedere anche delle immagini da vicino. Mamma mia, guardate anche il pelo come definito. Anche se mi avvicino un po' di più allo schermo, non riesco a trovare un minimo difetto. E guardate anche l'HDR come funziona perfettamente. E dato che ci siamo, andiamo a fare anche un piccolo test sulla potenza e la qualità dell'audio. Vado a prendere una delle carrellate musicali Cosplayer, eccola qui. Adesso metto il volume al massimo. Sentite che bassi! Spero che si senta bene dalla telecamera, è qualcosa di potentissimo, è come avere un proiettore e un soundbar. Vi posso garantire che anche l'audio è approvato al 100%. E ora sto per realizzare uno dei sogni che avevo fin da piccolo, ossia giocare a Mario Kart su uno schermo da 100 pollici. Mamma mia, se si vede in grande, sembra tipo di giocare al cinema. Adesso concentriamoci sulla gara. Tipo, le banane sembrano a grandezza naturale, è incredibile. Comunque anche per quanto riguarda il game, mi ha stupito tantissimo, non ci sono stati lag né rallentamenti, ho attivato proprio la modalità gaming del proiettore e dai che manca l'ultima curva e ce l'abbiamo fatta. Per quanto mi riguarda, questo proiettore è veramente approvato al 100%. Se questa recensione vi è piaciuta, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Prima di salutarvi, vi ricordo che se vi siete innamorati come me di questo bellissimo Gemzo N1 Ultra, troverete il link della promozione per risparmiare 100 euro nel primo commento e nella descrizione di questo video. Vi saluto e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!